uscita una recentissima nota ministeriale il 6 maggio scorso, firmata dal capo dipartimento Stefano Versari, che ha un po' rifatto il punto della situazione della valutazione. Non abbiamo, diciamo così, delle ordinanze ministeriali o delle leggi nuove, però evidentemente in quella nota c'è il secondo elemento da tenere in considerazione nel momento in cui andiamo a fare la valutazione quest'anno. E cioè siamo di fronte alla valutazione di studenti che, come noi docenti o dirigenti scolastici, hanno vissuto 15 mesi molto complessi dallo scoppio della pandemia. E quindi anche questo è un elemento che sicuramente dobbiamo tenere in considerazione. Come capita da un po' di tempo nei nostri webinar, abbiamo invitato a discutere persone che, diciamo così, mettono le mani in pasta, hanno messo le mani in pasta sulla questione della valutazione. Dico sinteticamente i nostri relatori con cui dialoghiamo oggi, Giovanni Desco, che è dirigente presso l'ufficio quarto dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna, Elena Viale, che è dirigente scolastico presso l'Istituto Comprensivo Montecchio Emilia, e Cinzia De Luca, che è dirigente scolastica presso l'Istituto Comprensivo Don Milani di Catanzaro. Il webinar è strutturato, come ormai sapete, in questo modo. La parola di introduzione, il quadro del problema, ci verrà presentato da Giovanni Desco. Quindi le due colleghe, dirigenti scolastiche, presenteranno dalla loro viva esperienza aspetti critici, scoperte, modi di comunicazione e di affronto del passaggio dai voti ai giudizi alla scuola primaria. Quindi ci sarà un secondo momento sempre di Giovanni Desco per presentare il quadro della questione e poi lasceremo spazio alle vostre domande, che comunque intanto potete anche anticipare sinteticamente tramite la chat. Sono le 5:10, cerchiamo di fare diciamo così, un lavoro di un'oretta o poco più, comunque chiudere al massimo entro le 6:30. Quindi ringrazio di nuovo tutti i relatori e anche voi che avete voluto partecipare. L'incontro viene registrato e quindi, come al solito, chi non volesse eventualmente apparire, basta che spenga la telecamera. La parola ora a Giovanni Desco, che ringrazio anche a nome del presidente di DISA, Lezio Delfino, per aver accettato di partecipare al nostro webinar. Grazie. Grazie a voi dell'invito. Sono webinar appunto questi e quindi l'utilità è senz'altro reciproca. Anzi, parlando di valutazione, come dire, c'è il rischio che sia più quello che imparo io di quello che posso portare come contributo. Perché dico questo? Intanto provo a condividere lo schermo. Dico questo. Eccoci qua. Dico questo perché la valutazione tocca uno specifico della scuola. Quindi qua ho voluto fare una slide molto vuota, con poche parole, ma su cui credo sia importante soffermarsi un attimo per inquadrare il problema. La valutazione scolastica tra dimensione amministrativa e discrezionalità tecnica. Come stanno insieme i due aspetti? Già questa slide, come dire, fa sì che io sia molto d'accordo con quello che il collega nel webinar precedente ha suggerito, un affronto competente delle responsabilità. Visto che si parla tanto di competenze, che competenza, che razza di competenza serve per coniugare queste due dimensioni? Quella amministrativa, che comunque connota e caratterizza l'agire di una pubblica amministrazione. Qui tra l'altro non stiamo neanche a distinguere ovviamente tra statali e paritarie. Le paritarie, in quanto gestore di servizi pubblici, sono
a tutto tondo sotto la giurisdizione del Tribunale amministrativo per quanto riguarda i propri atti di valutazione. Ecco che allora il tema si squaderna anzitutto in questi termini. Da notare che con pochissime eccezioni, stanno su una mano, il giudice amministrativo, quando viene coinvolto rispetto a una valutazione scolastica, riconosce appieno questa prerogativa valutativa al professionista docente, singolo o in forma collegiale. E quando anche arriva a dire che il ricorrente ha ragione, che quella valutazione negativa che ha portato magari a una bocciatura non funziona, non dispone la promozione, rimette di nuovo all'unico organo competente la valutazione del caso. Vado ancora oltre, ci sono sentenze di TAR che dicono rispetto magari a ricorsi perché non è stato attuato quello che era stato previsto nel PDP o nel PEI, ci sono sentenze che dicono sì, è vero, ho potuto io giudice amministrativo accertare che le attività previste nel PDP o nel PEI non sono state eseguite. Ciò nonostante, se a causa di questa mancata esecuzione di quelle attività il ragazzo non ha raggiunto i livelli minimi per poter frequentare con ragionevole speranza di profitto la classe successiva, la bocciatura resta confermata. Aprendo ovviamente poi scenari tutti diversi, come dire, di natura civilistica rispetto ai risarcimenti danni, eccetera. Però ho voluto citarvi questi due esempi di giurisprudenza amministrativa perché secondo me esemplificano molto bene quello che ho voluto dire in questa primissima slide. Ci stiamo muovendo su un terreno estremamente specifico e peculiare tra le tante azioni di natura amministrativa che la scuola svolge. Voi dirigenti scolastici, penso soprattutto quelli di scuole statali, sanno benissimo anche quante incombenze di carattere datoriali devono gestire quotidianamente. Qui siamo in uno specifico tra le tante azioni amministrative che anche nello stesso tempo connota uno spazio davvero in cui in qualche modo si risponde solo alla propria deontologia professionale, una dimensione spesso sottaciuta e coperta o invasa o sostituita da altri profili di responsabilità o di altre fonti normative di riferimento, come dire, che siano amministrative o civilistiche o contrattuali, anche il CCNL. Siamo in uno spazio davvero estremamente peculiare. Questo è velocissimamente quella parte normativa che prende dentro tutti i cicli, perché l'articolo 1 del 62 come dire, riguarda dai 6 anni ai 19. Quindi comma 1, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, ha finalità formative educative, concorre al miglioramento degli apprendimenti e il successo formativo. Vedete che qui c'è poco di amministrativo come lo intendiamo, come giustamente viene inteso. Quindi attraverso una procedura che resta amministrativa, quindi non deve avere manifeste logicità, non deve travisare i fatti, deve essere coerente con i criteri che erano stati stabiliti, deve essere comprovata da evidenze documentali. Però al netto del rispetto di queste, consentitemi, regole procedurali, c'è davvero un richiamo forte a una deontologia professionale che ha un suo spazio specifico che è rispettato anche dal giudice amministrativo. La valutazione deve essere coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e con la personalizzazione dei percorsi. Vedete che torna, è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale. La valutazione, c'è anche la valutazione del comportamento,
che prende a riferimento le competenze di cittadinanza. C'è il tema dei rapporti scuola-famiglia, la valutazione come strumento, occasione, tramite di comunicazione con la famiglia. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite. Ho provato a mettere in una tabellina ho provato a tradurre questo che si desume dai principi fondamentali. Allora, sostanzialmente le scuole hanno quattro azioni: progettare, realizzare, valutare e certificare. Vediamo che già in fase di progettazione, oltre alla declinazione nel curriculum di istituto rispetto alle indicazioni nazionali e poi giù a scendere, la programmazione, come dire, del consiglio di classe fino alla programmazione della singola disciplina, fino alla personalizzazione del percorso del singolo ragazzo, ma in fase di progettazione ci deve essere già anche appunto la definizione di criteri e modalità di valutazione. Quindi è parte integrante della progettazione, è già parte integrante della progettazione anche la valutazione. Tra parentesi, ho messo il PCTO nel senso che non il singolo percorso, ma l'approccio progettuale metodologico che la scuola si dà rispetto al tema PCTO ovviamente va messo in conto in chiave preventiva. Lo strumento principe è il PTOF. Realizzare le attività didattiche. Qui, come dire, anche con il Covid, come dire, si è ulteriormente ampliato il novero e la possibilità di realizzazione e vi ho elencato alcune possibili soluzioni. Poi c'è la valutazione, tre oggetti: il processo formativo, i risultati di apprendimento, il comportamento. Con quali strumenti, con le verifiche intermedie, sulle quali, come sapete, c'è massima autonomia. Forse viviamo una certa inerzia, ma come dire, l'autonomia è davvero massima, e i documenti di valutazione periodica e finale. Infine, la certificazione delle competenze. Al momento sono, come dire, disciplinati a livello nazionale, sono codificati i modelli di certificazione per la quinta primaria, la terza secondaria di primo grado e l'obbligo di istruzione ancora del 2007. Sui passaggi prefigurati dal 226-2005, sulle eventuali certificazioni connesse all'esito del percorso quinquennale superiore, sui PCTO non esistono ad oggi modelli codificati di livello nazionale. Sullo sfondo c'è tutto il tema del decreto legislativo 13-2013, il sistema nazionale di certificazione delle qualificazioni, ma non ci entriamo. Perché ho voluto mettere questo per contestualizzare la valutazione? Perché mentre sull'attività di realizzazione e anche su quella di progettazione possono ben realizzarsi, anzi sono auspicabili, delle partnership, delle vere e proprie partnership, quando arriviamo alla valutazione, torniamo alla slide, a due slide fa. Cioè è un compito che qualifica e connota e distingue la professionalità docente singola e esercitata in forma singola e in forma collegiale. La valutazione è una funzione del profilo docente che non è delegabile, mentre ad esempio sulla realizzazione e anche sulla progettazione sono ben prevedibili delle partnership e delle corresponsabilità. Ultima slide. Ci sono una serie di circostanze sfidanti in questo anno scolastico, di una parleremo abbondantemente tra pochi istanti: la nuova valutazione intermedia e finale nella scuola primaria, l'insegnamento trasversale di educazione civica. L'insegnamento trasversale di educazione civica è questo insegnamento che è un insegnamento ma è trasversale, questo insegnamento che non ha ad oggi degli risultati di apprendimento codificati, predeterminati, a cui guardare. Le linee guida prevedono dal 2023-24 la codificazione di risultati di apprendimento nazionali di riferimento. In questi tre anni
le scuole sono chiamate, anche qui a, riprendo Bocchia, un esercizio competente delle proprie responsabilità. Io aggiungerei alle parole di Bocchia la parola deontologia. Infine abbiamo il ricorso alla didattica digitale integrata, non credo di dover spiegare a nessuno dei collegati in questo momento cosa significhi in termini di sfida per la valutazione, per la progettazione e la valutazione, quanto sia stato messo in crisi, poi ognuno può vederlo come una cosa positiva o negativa, ma è oggettivo che sia stato messo in crisi una certa modalità di svolgimento delle verifiche di accertamento del rendimento, del raggiungimento degli obiettivi d'apprendimento, per il solito tema del copiare, e non cominciamo adesso qui a parlare di bendaggi, controbendaggi durante i collegamenti. Infine, come sapete, l'anno 2021 si chiuse con, a differenza di quest'anno, si chiuse con delle norme speciali riguardanti la valutazione finale. Ci fu un'esplicita ordinanza dedicata a questo, che, sospendendo alcune norme di carattere ordinario, introdusse i PIA e i PAI. Adesso qui in particolare non parlo di PIA, cioè quel piano per l'integrazione e apprendimenti per l'intero gruppo classe, ma mi soffermo su PAI, quindi su quelli perché sono stati promossi pur avendo delle insufficienze, e anche su quello nel prossimo intervento vedremo cosa è bene, cosa è bene, cosa si potrebbe fare e cosa le norme dicono. Io mi fermerei qui e ripasso la parola. Perfetto, come anticipato, grazie intanto per aver, diciamo così, creato anche il tappeto chiaro di riferimento, è sempre utile farlo e avere già una prospettiva in cui aggiungiamo alla parola chiave responsabilità la parola deontologia. Parola adesso a Elena Viale, che comincia a presentarci, diciamo così, questo intervento in tandem con Cinzia De Luca sul passaggio dai voti ai giudizi alla scuola primaria. Elena, a te la parola. Bene, mi sentite? Si sente? Sì. Benissimo, buonasera a tutti. Ringrazio moltissimo per questa opportunità, perché per me è stata una bella opportunità, soprattutto, come dicevo prima, con Paolo, con Cinzia, per il confronto e anche per la possibilità che in qualche modo mi ha dato di approfondire ulteriormente tematiche su cui avevo già lavorato con i miei docenti, ma che insomma hanno dato uno spunto maggiore. Condivido con voi il mio schermo e vi mostro una breve presentazione. Il mio approccio e la mia visione sono di natura sostanziale e esperienziale, cioè vi porterò un'esperienza della mia scuola, che è un grande istituto comprensivo su due comuni, provincia di Reggio Emilia, e quindi insomma l'aspetto più teorico l'ha già trattato in gran parte il dottor Desco in modo molto più competente di quanto lo potrei fare io, e quindi mi dedicherò in modo significativo a proprio quella che è l'esperienza del mio istituto. Condivido lo schermo. Eccomi. Allora, ho dato questo titolo, valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne della scuola primaria, e voglio affrontarlo come una visione di riflessione e come un punto di vista di un dirigente che sta lavorando, perché il lavoro è necessariamente in fieri, non è un lavoro che ovviamente si è mai concluso e ci vorrà tempo perché si conclude, perché si possa entrare, diciamo, nell'ottica di una nuova modalità valutativa. Quindi lo spunto deve essere uno spunto riflessivo, a mio parere. Qui ho tracciato brevemente i riferimenti normativi, a partire dal 62-2017 che citava poc'anzi il dottor Desco, fino ad arrivare alla recente nota del dottor Versari di qualche giorno fa, e in mezzo tutto quello che è avvenuto a dicembre dello scorso anno, che ci ha condotto poi a fare tutto questo lavoro di valutazione e di cambiamento nella modalità anche di pensiero. Ecco. Quindi che cosa è cambiato? È cambiato che nella valutazione periodica e finale viene espressa, per quanto riguarda la scuola primaria, attraverso un giudizio descrittivo,
che viene riportato nel documento di valutazione è riferito a diversi livelli di apprendimento. Sostanzialmente si passa da una valutazione prevalentemente sostanzialmente numerica e docimologica a una valutazione che a mio avviso consente una visione sicuramente più completa del percorso dello studente, perché ci dà la misura dei vari livelli di apprendimento, che comunque ha bisogno di un lavoro, nel senso che non è ancora immediatamente comprensibile, forse ai docenti, sicuramente ai bambini, decisamente alle famiglie. Come esempio, noi avevamo già un curriculum ben strutturato sulle nostre discipline, poi vi mostrerò anche il sito nel quale abbiamo linkato tutti questi tanti documenti. L'esempio appunto su italiano, sono stati definiti i diversi ambiti di competenza, ascolto e parlato, lettura e scrittura, e su questi vengono definiti obiettivi e livello raggiunto con i descrittori in via di prima acquisizione, base, intermedio e avanzato. Allora, al di là della definizione che può essere interessante da spunto sicuramente a varie riflessioni, le famiglie e i docenti comunque continuano a chiedersi, quindi a quale voto corrispondono? E i bambini chiedono alle maestre, le maestre, ma che voto è? Quindi si va su un discorso che non è più appunto la valutazione di natura docimologica, ma una valutazione di più ampio respiro. Le dimensioni della valutazione, con i descrittori, avanzato, portare a termine i compiti in situazioni note e non note, la mobilità delle risorse, l'autonomia, la continuità, livello intermedio, dove l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo, risolve compiti in situazioni non note utilizzando risorse fuori dal docente o reperite altrove, anche non sempre in modo del tutto autonomo, competenza base, porta a termine compiti in situazioni note utilizzando risorse fuori dal docente in modo autonomo ma discontinuo o non autonomo ma con continuità, e infine il livello in via di prima acquisizione. L'alunno porta a termine compiti soli in situazioni note unicamente col supporto del docente e di risorse fornite appositamente. Cosa resta invariato? Restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la modalità di valutazione di alternativa alla religione cattolica, la modalità di valutazione di religione cattolica e la modalità di valutazione del comportamento. In tutto questo credo che rientri, già poc'anzi il dottor Desco l'ha anticipato, tutta il ragionamento che si può fare sull'educazione civica. Io ritengo che la valutazione dell'educazione civica sia una bella provocazione per una nuova modalità valutativa, dal momento che l'educazione civica richiede una valutazione che appunto viene da una riflessione collegiale, cosa a cui i docenti non sono abituati. Neanche nella scuola primaria i docenti sono abituati a valutare la propria disciplina, non sempre si sviluppa un confronto. Questa nuova modalità valutativa, provocatoria, ripeto, credo che possa dare un buono spunto per poter, diciamo, arrivare a un lavoro che possa essere un lavoro davvero di team, come credo dovrebbe essere quello della scuola, anche perché gli argomenti sono di grande attualità, continuamente visibili: costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale, argomenti che assolutamente sono assolutamente necessari anche per le competenze base dei nostri studenti. I riferimenti, i decreti ministeriali, il decreto ministeriale del 22 giugno del 2020 e le allegate linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. Altra provocazione, l'unico bisogno educativi speciali, la certificazione, la valutazione deve avvenire in coerenza con gli obiettivi del PEI, e qui, lo si diceva anche in precedenza, il modello del nuovo PEI, anche questo è un'altra modalità valutativa, un'altra novità, e un ulteriore spunto di riflessione, anche per esempio nel passaggio da un ordine all'altro. Così come la segnalazione dei ragazzi con i bambini con segnalazione con DSA o con profilo con BES, la coerenza con gli obiettivi del PDP,
anche qui occorre comunque vedere e, come dire, andare a focalizzarsi sullo studente nella sua, vedendolo nella sua complessità, nella sua, nel suo essere non solo studente ma persona, e questo credo che sia l'ottica su cui la scuola deve lavorare. Entro né più nel dettaglio su quello che abbiamo fatto noi come, come istituto. Allora, come dicevo prima, noi ci siamo concentrati sul nostro curriculum di istituto, era un curriculum già presente. Adesso vi voglio mostrarvi anche da brevissimo il nostro sito, e abbiamo costituito una commissione di lavoro. Questa commissione, che già da dicembre e poi da gennaio in poi si è riunita in modo frequente, ha definito macro aree per ciascuna disciplina per la quale sono stati poi individuati gli obiettivi. E si è concentrata su alcuni aspetti, in particolare sul come fare formazione e sulla necessità di fare formazione per tutti i docenti. Fare formazione per tutti i docenti noi l'abbiamo inteso come formazione a tutti i livelli, nel senso che abbiamo ritenuto che non sia opportuno e che la formazione venisse solo per quei docenti che sono di quel particolare segmento della scuola primaria. È necessario, a mio avviso, un passaggio, una continuità tra quello che è la valutazione nella scuola primaria e quello che è la valutazione nella scuola secondaria, perché i due elementi valutativi, le due visioni valutative sono assolutamente discordanti in qualche modo, e quindi a mio avviso è necessario avere questi frequenti momenti di confronto e di incontro. A questo punto abbiamo dovuto condividerlo, oltre che nell'interclasse delle due scuole primarie, anche nel collegio docenti unitario, anche in previsione di un passaggio dei bambini dalla quinta della scuola primaria alla scuola secondaria, e prevedendo anche riunioni successive, anche a fine anno, verso la fine dell'anno, in questo mese di maggio, nel prossimo mese di giugno, in modo da favorire il passaggio di grado e in modo da favorire la comprensione tra la nuova modalità valutativa e la precedente modalità valutativa, che è ancora sostanzialmente in atto nella scuola secondaria di primo grado. Andando oltre, io ritengo che sarebbe necessario anche proprio una continuità in tutto ciò, in tutti gli ordini di gradi, in tutti gli ordini e gradi di scuola, anche nella scuola secondaria di secondo grado. Altro passaggio che abbiamo fatto, riunioni informative con le famiglie. Abbiamo pensato che fosse opportuno condividere con le famiglie tutte le nostre riflessioni, quindi ci siamo dedicati ad incontri, ovviamente a distanza, aperti a tutti i genitori, nei quali abbiamo spiegato in modo semplice quali fossero i nuovi criteri, i nuovi obiettivi della valutazione. Abbiamo pubblicato, e adesso apro un attimo questo collegamento, sul nostro sito una sezione specifica riguardante proprio la valutazione nella scuola primaria, linkando appunto il sito del MIUR. Adesso non lo vediamo, Elena, questo. Non lo vedete. No, nel senso che secondo me hai condiviso l'applicazione, non lo schermo, e quindi non vediamo fuori da PowerPoint. Cioè, siccome devi uscire dalla condivisione e poi rientrare, se vuoi farlo vedere, ok? Allora, riprova adesso condividendo. Adesso? Vediamo. Ok. Ok, allora dicevo, ecco, questa è la sezione del nostro sito nella quale abbiamo inserito proprio un link al Ministero, nel quale appunto nel proprio sito ministeriale, dove ci sono tutti gli aggiornamenti sulla valutazione della scuola primaria. Abbiamo inserito il link sulla valutazione della scuola primaria nel nostro istituto. E scendendo abbiamo pubblicato una brevissima presentazione molto comprensibile a tutti i genitori riguardo alle intenzioni sulla valutazione e alla necessità appunto di comunicare in modo semplice quello che a loro dobbiamo dire. Vedete, alla termine qui, materiali utili, abbiamo pubblicato i curricula nei quali abbiamo declinato i livelli
le dimensioni, gli obiettivi d'apprendimento e un'ipotesi poi di livello raggiunto, che sarebbe poi quello che viene espresso nella scheda di valutazione. Oltre a questo, abbiamo inserito il curriculum per l'educazione civica con la rubrica di valutazione, i criteri di valutazione del comportamento e le rubriche di valutazione per i livelli, sempre per dare la spiegazione a quei genitori del quanto corrisponde l'avanzato in termini docimologici, quant'è il mio voto. Non abbiamo voluto declinare il voto, ma abbiamo declinato per ogni livello la tipologia della situazione, l'autonomia, le risorse e la continuità, in modo che fosse chiaro per tutti, in modo credo semplice, perché appunto le parole sono decisamente poche, quali fossero appunto i criteri che noi utilizziamo. Allora, torno a interrompere e ritorno sul PowerPoint. Allora. Eccoci. Quali problematiche si sono poste? Chiaramente questa modalità ha aperto tante problematiche. La prima, i docenti hanno dovuto cambiare in modo improvviso la modalità di valutazione. Non è stato facile per loro, non lo è ancora. Alcuni dei docenti, soprattutto quelli non più abituati, perché magari insegnano da anni, sono abituati a certe modalità, fanno fatica a rimodulare e quindi occorre un cambiamento di pensiero. Difficoltà a volte nella modalità di compilazione del registro elettronico, va rivisto, perché il registro elettronico non sempre, adesso diciamo che abbiamo cominciato a migliorare, nel senso che dopo vari tentativi siamo riusciti pian piano ad inserire alcune voci che desideravamo, però la flessibilità del nostro, nostro registro non era sufficientemente flessibile riguardo a questi aspetti valutativi. Poi, altra problematica, modalità di valutazione dei percorsi. È possibile in questo momento storico di emergenza attuare questa nuova modalità di valutazione? Dai webinar che abbiamo seguito a livello regionale e a livello provinciale abbiamo capito che sono consigliati, per esempio, lavori di gruppo, osservazioni su ampia scala in classe, modelli di lavoro affini a quelli della scuola dell'infanzia. Allora, non tutte queste circostanze in questa fase emergenziale possono essere facilmente attivate. Altra criticità, come comunicare gli esiti degli elaborati scritti e orali? In che modo i bambini, soprattutto i bambini, ma anche le famiglie, possono ricevere in modo comprensibile il feedback rispetto a quella che è la valutazione del singolo lavoro, del singolo compito? Queste sono problematiche che restano ancora in parte aperte, sulle quali si deve riflettere. Quindi cosa abbiamo pensato? Abbiamo ripensato a una riflessione in prospettiva. Lo anticipavo prima, la necessità di un confronto sulla valutazione, in particolare con la scuola secondaria di primo grado, che attualmente si esprime attraverso una scala numerica, ma che è incapace di cogliere tutti gli aspetti di un percorso formativo per poter affrontare meglio il passaggio fra le due scuole, che purtroppo adesso non è ancora omogeneo, ma che deve omogeneizzarsi. Una formazione capillare di tutti i docenti di ogni ordine grado, il cambiamento del modo di guardare il percorso del bambino, quindi lavorare sulla valutazione formativa che sia idonea a valorizzare un percorso fondato sull'autovalutazione e sulla metacognizione. Infine, la ricaduta sulle famiglie, le quali abbiano la possibilità di comprendere pienamente con chiarezza il linguaggio utilizzato. I riscontri che abbiamo avuto. Le famiglie hanno apprezzato le modalità che abbiamo attivato, per esempio la riunione informativa, il sito dell'istituto, ma molte chiedono ancora il perché si debba cominciare a valutare in questo modo, perché la scheda di valutazione non è per tutti immediatamente comprensibile. Per i bambini la necessità di consolidare un feedback, come dicevo prima, e per i docenti ancora hanno bisogno di riflessione e sforzo per capire meglio e per fronteggiare i cambiamenti in atto. Per questo io ritengo che ci sia necessità di tanta formazione a tutti i livelli. Ecco, e concludo, il senso. E a mio avviso il senso di questa valutazione
uscire dalla valutazione strettamente docimologica, lavorare nell'ottica di una valutazione che sia formativa per valorizzare lo studente, ma a tutti i livelli. E concludo con una frase di Papa Francesco: educare non è un mestiere, ma un atteggiamento, un modo di essere. Per educare bisogna uscire da se stessi e stare in mezzo ai giovani, accompagnare nelle tappe della loro crescita mettendosi al loro fianco. Credo che questa sia la sfida più interessante per tutti i docenti e anche per i dirigenti scolastici. Ho concluso, grazie. Grazie Elena per il tuo intervento che peraltro ci ha dato degli spunti molto interessanti, soprattutto su quanto una riforma come quella dei voti e dei giudizi abbia bisogno di una riflessione a 360 gradi, di coinvolgere tutta la comunità educante, i docenti come i bambini e i genitori, e richieda quindi un livello di condivisione importante e quindi anche, diciamocelo con molta serenità, richieda del tempo, cioè non si può pensare dall'oggi al domani di cambiare una modalità di guardare alla valutazione proprio perché forse, ma adesso con Cinzia magari riusciamo a capirlo ancora meglio, dietro al cambiamento della valutazione c'è l'idea, la possibilità di un cambiamento anche nella didattica stessa e questo ovviamente richiede ancora più tempo e richiede la prova dei fatti. Ma senza anticipare oltre, adesso lascio la parola a Cinzia De Luca che fa la seconda parte del racconto di esperienza. Eccoci. Eccomi. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ringrazio l'associazione DISAL per l'invito. Si vede la mia presentazione? Sì, Cinzia. Mi dai conferma? Sì. Ok, grazie. Prego. Allora, il mio intervento, come quello di Elena, si basa proprio sull'esperienza che abbiamo vissuto noi come istituto comprensivo. L'istituto che dirigo io è l'istituto comprensivo Don Milani Sala di Catanzaro, comprende 11 plessi, 5 di scuola primaria, 5 di scuola dell'infanzia, 1 di scuola secondaria di primo grado. Vorrei iniziare subito con i primi momenti di questa avventura, mostrandovi alcune immagini che rappresentano proprio come abbiamo vissuto questa esperienza. La prima immagine è l'immagine dell'entusiasmo iniziale, quando tutto appunto sembrava tutto molto bello, molto interessante. La seconda già esprime quasi un momento di rabbia, perché ci siamo resi conto che il tutto si stava svolgendo in poco tempo, in quanto dall'emanazione delle linee guida alla fine del primo periodo didattico il tempo era esiguo. Terza immagine, una immagine in cui si nota la perplessità un po' dell'insegnante che si chiede cosa fare e da dove iniziare. Immediatamente però ci siamo resi conto che quel treno era già partito, quindi era stata emanata l'ordinanza ministeriale il 4 dicembre del 2020, per cui dovevamo prenderlo in corsa. Avevamo dei punti fermi, dei riferimenti normativi sui quali non mi soffermo perché li hanno già trattati i relatori che mi hanno preceduto. Volevo solo indicarvi questo, il decreto ministeriale 254 del 2012, le indicazioni nazionali del curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, perché rappresentano il faro della nostra attività quotidiana da cui estrapolare gli obiettivi di apprendimento e anche i traguardi verso i quali tendere. E poi vi sono gli altri dispositivi già illustrati dagli altri relatori. Allora, questo è il nostro percorso, il percorso che abbiamo affrontato noi, che comprende una prima fase iniziale di rodaggio, di adeguamento alla norma, sulla base di quello che era stato svolto da un punto di vista didattico fino a quel momento. Non dimentichiamo sempre che il tempo a disposizione era poco
per cui era necessario compiere piccoli passi. Bisognava fondamentalmente non stravolgere tutto, ma valorizzare il più possibile quello che già si faceva, partendo dai documenti e dalla progettazione che comunque la scuola aveva già prodotto. La seconda fase è stata una fase ovviamente di assestamento, in cui ci siamo concentrati soprattutto sugli strumenti di misurazione e di valutazione. La terza fase è una fase, diciamo, di conclusione per quanto riguarda l'anno scolastico in corso, ma non ovviamente del processo che si può dire appena iniziata, quindi una fase di rilancio per il prossimo anno scolastico. Ci siamo subito mossi anche noi con vari incontri, quindi con la formazione di una commissione per individuare le priorità. Bisognava essenzialmente modificare il documento di valutazione e adeguare anche il registro elettronico. Per cui sono state effettuate delle proposte di lavoro e altri incontri collegiali in cui abbiamo condiviso le novità, quindi le linee guida. Abbiamo scelto il modello della scheda di valutazione, organizzato il lavoro successivo per gruppi e abbiamo quindi estrapolato dalla progettazione iniziale gli obiettivi di apprendimento rappresentativi sulla base dei quali poi attribuire il livello raggiunto dall'alunno. Questo è il modello che abbiamo scelto noi per quanto riguarda il primo periodo, il modello più semplice, visti i tempi ristretti, in cui appunto ci sono, che comprende le discipline, gli obiettivi scelti e quindi il livello raggiunto. C'erano delle urgenze comunque che facevano capolino, bisognava in qualche modo condividere quello che stava avvenendo anche con i docenti degli altri ordini di scuola, approvare i nuovi documenti modificati inerenti alla valutazione di scuola primaria da inserire nel PTOF, per cui abbiamo programmato un collegio unitario, abbiamo pensato ovviamente anche noi di condividere il tutto con gli alunni della scuola primaria, cercando di spiegare loro quello che stava succedendo attraverso dei disegni, delle storie, dei video. Abbiamo condiviso anche con i genitori il cambiamento attraverso una lettera esplicativa che abbiamo anche pubblicato sul nostro sito istituzionale, assemblee da remoto, incontri scuola famiglia, realizzazione di video e poi abbiamo realizzato anche per quanto riguarda quei docenti, quei genitori non italofoni, abbiamo realizzato un'attività che abbiamo assegnato agli alunni di scuola secondaria di primo grado, a gruppi di alunni di scuola secondaria di primo grado, con la collaborazione dei docenti di lingua straniera. Abbiamo in pratica realizzato due presentazioni in cui abbiamo fatto la traduzione di quelli che sono i criteri e i livelli di apprendimento della nuova valutazione. Qui non so se riuscite a vederla, ecco, qui c'è quella in inglese, qui ci sono i nomi degli studenti, l'insegnante, si spiega che cosa verrà, diciamo, realizzato con la nuova valutazione e poi si passa alle quattro dimensioni, ai vari livelli spiegati, tradotti in inglese, fino ad arrivare, ecco, livello base, on the way to first acquisition, fino ad arrivare a quello che è rimasto uguale a prima, quindi la valutazione per quanto riguarda la religione e la materia, le materie alternative. Quindi tutto questo l'abbiamo condiviso in un'apposita sezione anche noi, sul nostro sito istituzionale, qui avete il link e vi ho fatto anche uno screenshot della home page dove sulla destra vedete appunto questa area dedicata. Le prime criticità emerse perché avevamo in qualche modo l'impressione di voler calare a tutti i costi un vestito nuovo su abitudini e su prassi consolidate ma non adeguate al nuovo contesto. Era pertanto necessario uno sforzo in più per applicare in modo proficuo e nella quotidianità quanto approfondito, per cui alla dichiarazione di intenti doveva seguire l'operatività,
utilizzando in itinere strumenti adeguati. Quindi era importante adesso curare la valutazione in itinere per avviarci in modo sereno verso la valutazione finale. Avevamo un punto fermo, perché comunque era importante, insomma, partire dagli obiettivi, dall'obiettivo di apprendimento utile per diciamo, poter effettuare questo tipo di valutazione, che ovviamente è formato da contenuto e anche dall'azione, quindi dal processo di apprendimento che si vuole promuovere. L'obiettivo ovviamente doveva essere formulato, e questo l'avevamo già sperimentato nel corso del primo quadrimestre, in modo che fosse una manifestazione osservabile e che fosse rilevabile in termini di evidenze. Ma adesso cominciavamo a chiederci il come. E abbiamo, diciamo, capito, insomma, abbiamo cercato anche di realizzare questo, abbiamo cercato di bilanciare i contenuti e quindi di considerare un po' tutti i contenuti inerenti alla valutazione, contenuti fattuali, concettuali, procedurali e anche metacognitivi, che quindi afferiscono all'ambito strategico. Era quindi fondamentale dare più spazio a questo punto alla soggettività e quindi lavorare per competenza, utilizzando strumenti di misurazione e valutativi adeguati e restituendo anche dei feedback significativi. Ecco, nella seconda fase quindi ci siamo concentrati sugli strumenti valutativi, strumenti che dessero voce agli apprendimenti, quindi attraverso le evidenze, e anche senso alle azioni educative, cioè porre l'azione educativa in una prospettiva di miglioramento. Strumenti che facessero emergere le soggettività dei bambini, di valorizzarne le potenzialità, che garantissero chiarezza e validità nelle procedure valutative e quindi pertinenti con gli obiettivi che ci eravamo posti, in modo tale che restituissero un punto di vista condivisibile della realtà e che fossero utili ovviamente per la futura azione didattica. Qui ho, diciamo, elaborato un elenco ovviamente non esaustivo di strumenti di misurazione che si possono utilizzare, alcuni li abbiamo usati sempre, perché si va da quelli tradizionali come esercizi esecutivi semplici, prove di verifiche tradizionali, strutturate, elaborati scritti, ma anche quindi colloqui individuali, ma soprattutto osservazione durante le attività, analisi delle interazioni verbali, delle discussioni, analisi di prodotti, di materiali, di compiti pratici realizzati dagli alunni, compiti autentici, risoluzione di problemi e autovalutazione. Ovviamente adesso vorrei mostrarvi velocemente un esempio, un'attività che abbiamo realizzato con degli alunni di classe quinta. La consegna è questa: immagina di essere un giornalista che dopo aver letto il romanzo I Promessi Sposi deve convincere altri a leggerlo. Vi faccio vedere velocemente quello che hanno realizzato alcuni bambini. Questa è la prima slide che introduce il romanzo. Qui hanno reperito delle informazioni, quindi il genere del romanzo, romanzo storico, il periodo, i luoghi dove si sono svolte le vicende, i personaggi principali con le loro caratteristiche, così come per quanto riguarda gli aiutanti dei protagonisti, gli antagonisti. Hanno fatto una piccola introduzione al romanzo, quindi come, diciamo, è stato realizzato, i vari narratori, la trama, hanno raccontato quindi la storia, la struttura, hanno messo qui su questa slide come è strutturato il romanzo, e poi interessanti sono le conclusioni personali in cui dicono perché è piaciuto questo romanzo, perché i personaggi sono persone normali, gente del popolo, non grandi eroi, che hanno dovuto superare numerose difficoltà, e quindi questo ha reso la storia avvincente. E parlano del personaggio preferito e anche lo paragonano a loro stessi, dicendo che è testardo come loro e fa di tutto per raggiungere il proprio obiettivo, e quindi consigliano la lettura del romanzo. E questo tipo
di, ecco adesso ritorna, ci siamo, questo tipo di attività ci consente di valutare sia gli elementi linguistici, testuali, quindi per quanto riguarda la comprensione del testo, la produzione scritta, la correttezza linguistica, ma anche altri aspetti, chiamiamole altre sfumature. Quindi se l'alunno ha portato a termine il compito in completa autonomia o meno, se ha dimostrato di aver svolto con sicurezza il compito in una situazione nota, se ha portato a termine il compito utilizzando una varietà di risorse note, quindi fornite dal docente, e non note, quindi reperite spontaneamente. Questo è un secondo esempio, riguarda la prova di ascolto in lingua inglese, ma non riguarda la prova in sé. Quello che è interessante è quello che è venuto fuori dopo, nel momento in cui c'è stato un piccolo dialogo tra la maestra e l'alunno, in cui la maestra appunto fa i complimenti all'alunno chiedendogli come avesse fatto ad individuare la parola shark, che per la maestra era quasi incomprensibile dalla pronuncia. L'alunno prontamente risponde: maestra, nel testo si parlava di una tigre e dei suoi denti, come vuoi che siano i suoi denti, aguzzi? Che in inglese si traduce con sharp. Hai ragione, conclude la maestra, e hai fatto soprattutto un bel ragionamento. Ecco, anche da questo, diciamo, dialogo che la maestra ha considerato come momento importante anche di valutazione, vengono fuori degli elementi che non sono, che non riguardano la comprensione orale e la produzione scritta, che sono elementi che vengono fuori nel momento in cui ci soffermiamo solo sulla prova in sé, ma anche la capacità di problem solving del ragazzo, l'autonomia e così via. E, come dicevo prima, fondamentale anche in questo nuovo modo di valutare, quindi anche di fare didattica, è la restituzione quindi di un feedback. Questo perché? Per accompagnare gli alunni nel processo di apprendimento, incoraggiandoli a far meglio. Qui ho messo degli esempi di feedback in itinere che si possono dare ai bambini immediatamente, per esempio per quanto riguarda una prova di italiano, una verifica: hai curato benissimo la forma, la prossima volta concentrati maggiormente sulla parte argomentativa. Quindi si incoraggia, si valorizza quello che ha fatto il bambino, dicendogli anche come agire la prossima volta per evitare di fare magari gli errori commessi in questa prova. Per cui la restituzione chiara e corretta di ciò che si fa serve a rilanciare l'azione successiva e quindi serve ad un'autoregolazione, sia per quanto riguarda il docente che per quanto riguarda l'alunno. Eccoci arrivati nella terza fase finale, quella che stiamo vivendo adesso, quindi stiamo completando la formazione che adesso si sta muovendo a livello territoriale, riservata solo a poche unità per ciascuna scuola, per cui è importante sempre di più la condivisione, il confronto con quanto si apprende, con quanto si scopre giorno per giorno, e quindi i lavori dei vari gruppi, delle varie commissioni, per rivedere anche gli obiettivi utilizzati per la valutazione inerente al secondo periodo didattico, perché comunque non è necessario utilizzare gli stessi obiettivi, anzi alcuni sono stati completati, sono cosiddetti chiusi, per cui si può passare ad altri obiettivi significativi per questo secondo periodo di valutazione. Predisporre anche il registro elettronico per quanto riguarda l'inserimento a questo punto del giudizio descrittivo per disciplina, cosa che non avevamo fatto nel primo periodo didattico. E quindi incontri collegiali per approvare, condividere il nuovo modello di scheda utilizzato per la valutazione finale, e anche incontri di continuità con i docenti degli altri ordini di scuola e quindi anche con la scuola secondaria di primo grado, per condividere sempre le novità apprese. A questo punto mi chiedevo se c'erano dei tratti in comune con altri ordini di scuola. E ho pensato anche l'altro giorno, discutendo con la collega Elena, alla scuola dell'infanzia, per quanto riguarda il metodo, perché comunque noi parliamo di valutazione, ma come diceva anche Paolo, la valutazione, abbiamo un nuovo modo di valutare, ma dobbiamo anche cambiare
il modo di fare didattica. Una didattica quindi basata sull'osservazione, proprio come si fa con i bambini della scuola dell'infanzia, ai quali viene consegnato proprio un documento di osservazione. Scuola secondaria di primo grado, anche qui, come diceva il dottor Desco, la certificazione delle competenze alla fine del terzo anno, l'educazione civica, di cui ha parlato anche Elena, dicendo proprio che si tratta di una sorta di provocazione che ci porta anche, che porta i docenti a valutare in modo diverso rispetto alle altre discipline. Scuola secondaria di secondo grado, anche qui certificazione delle competenze nel primo biennio, educazione civica, è uno strumento nuovo, importante, che è stato introdotto quest'anno, il curriculum dello studente, che verrà rilasciato proprio a fine anno insieme al diploma finale del percorso di studi, in cui vengono evidenziate delle esperienze particolari vissute dallo studente durante il suo percorso formativo. Possono essere anche esperienze extracurriculari, esperienze di soggiorno studio all'estero, per cui ci si chiede come vengono valutate queste esperienze, ovviamente non basandoci solo sui contenuti disciplinari, perché quello che deve emergere da queste esperienze sono le competenze acquisite, le cosiddette competenze trasversali. E quindi mi fa pensare ad una sorta di il tutto di fil rouge che collega un po' gli ordini di scuola di primo grado, anche di secondo grado, a quello che sta succedendo nella scuola primaria. Quindi la realizzazione ci si avvia verso una sempre più verso una didattica e una valutazione per competenze. Mi sto avviando verso la conclusione, perché ad un certo punto anche noi abbiamo fatto il punto, scusate la ripetizione, della situazione. E quindi abbiamo un attimino chiesto ai genitori qualche commento, qualche impressione, i quali dopo un momento di smarrimento iniziale hanno apprezzato questo nuovo modo di valutare perché si sentono maggiormente coinvolti nel processo formativo dei figli, quello che fanno proprio i loro figli per apprendere. I bambini, gli alunni, per loro l'apprendimento è diventato più piacevole, con attività più interessanti. Per quanto riguarda i docenti, ci sono diverse criticità, perché ovviamente c'è stato il poco tempo per realizzare il cambiamento, soprattutto in un momento storico particolare come quello che stiamo vivendo, la difficoltà nell'applicazione, ed è emersa una necessità, la necessità di un'ulteriore formazione che ovviamente continuerà anche il prossimo anno. È emersa anche però una maggiore consapevolezza dell'importanza del lavoro di squadra, quindi del confronto, della collaborazione. Quindi siamo arrivati a, come dire, considerare questa nuova valutazione come una valutazione autentica, analitica, perché è basata su un giudizio descrittivo, narrativa, che racconta proprio il processo di apprendimento. Affidabile, perché è basata su obiettivi chiari, univoci, concreti, abbiamo detto rappresentativi, valida, perché è basata su evidenze osservabili, e ricca, perché ci consente di cogliere più sfumature. Quindi non si tratta però di eliminare la valutazione sommativa, abbiamo visto anche gli strumenti prima utilizzati, anche quelli tradizionali, ma di collegare questa ad una valutazione formativa che si realizza con strumenti diversificati e che tiene conto di più elementi e più momenti osservabili nell'ottica sempre del miglioramento. Alla base di questa valutazione ovviamente abbiamo questo giudizio descrittivo, narrativo, che descrive il processo di apprendimento personale di ciascun alunno grazie alle informazioni ottenute da una varietà di metodi formali ma anche informali, anche perché, come diceva John Lennon, life is what happens to you while you're busy making other plans, quindi la vita è quello che ti succede mentre sei occupato a fare altri piani, altri programmi. Io ho terminato, ringrazio tutti per l'attenzione e un grazie particolare ai docenti di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Don Milani Sala di Catanzaro. Grazie. Grazie Cinzia per il tuo racconto che ci ha consentito di
poterci confrontare con l'esperienza del tuo istituto comprensivo e le domande che vi siete posto. Tante domande sono evidentemente aperte, hai provato anche a fare delle esemplificazioni su questioni che toccano anche le valutazioni di unità di apprendimento, proprio per chiedersi se e come la valutazione finale non debba arrivare come calata dall'alto. Mi sembra che anche rispetto alle problematiche comunicative e rispetto al lavoro che c'è da fare per i prossimi 2 anni sia importante evidenziare queste criticità, capire con una riflessione approfondita qual è la strada per una valutazione che, come dicevi tu adesso alla fine, risulti analitica e restituisca al bambino e anche alle famiglie il quadro dei passi fatti, come anche delle difficoltà che ci possono essere. Adesso ripasso la parola a Giovanni Desco per la seconda parte del suo intervento. Sì, grazie, grazie. Stavo, come dire, provocato da quello che ho sentito, stavo modificando l'ultima slide che volevo farvi vedere, quindi il lavoro in progress. In tempo reale, perfetto. Vado subito a condividere lo schermo, se lo trovo, dovrebbe essere questo. Vediamo un po', perfetto. Sì, okay. Vediamo. Vedete, perfetto. Sì. Allora, andrò velocissimo perché davvero mi piacerebbe rimanesse il tempo per un minimo di dibattito, di domande. Tre flash, scrutini a distanza, il decreto legge 5 ha portato fino al 31 luglio il termine per cui le riunioni di organi collegiali si svolgono solo in modalità a distanza, è di prossima emanazione un'ordinanza ministeriale che anticipa il calendario degli scrutini, è una previsione che era stata contenuta nel decreto legge dell'anno scorso, quando si appunto istituì l'organico Covid fino al termine delle attività didattiche, quindi sta per uscire questa ordinanza che dovrebbe dire, salvi 200 giorni di lezioni impregiudicati, che si possono fare gli scrutini, effettuare gli scrutini già dal 1° di giugno. Infine, citata già più volte, la nota dipartimentale. Vado velocissimo. Primo punto, per il corrente anno 2021, la valutazione, qui c'è scritto periodica, ma in realtà qua stiamo parlando della valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento di entrambi i cicli, è effettuata in via ordinaria. Allora, diciamoci, chiariamoci come stanno le cose. Anche non fosse uscita una nota dipartimentale, per quanto autorevolissima, il quadro normativo già diceva questo, cioè le disposizioni emergenziali introdotte l'anno scorso furono introdotte in una logica derogatoria al quadro normativo ordinario e valevano solo per l'anno scorso, per cui non essendo state emanate ulteriori norme derogatorie, caduta la deroga con l'anno scolastico concluso, per questo anno si applicano le regole consuete. Le regole consuete sono richiamate dal capo dipartimento stesso e qui le ho riportate, decreto 62 e l'OM 172/2020, quella citata prima a lungo dalle colleghe, per la primaria, per il primo grado abbiamo il 62, per il secondo grado abbiamo il 122. Dunque, così però voi non vedete, allora adesso io devo fare una cosa di questo tipo. Ok, sempre sulla nota, il secondo passaggio, la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività svolte in presenza. Anche questo, come dire, è un chiarimento importante. La valutazione... Per la verità la formulazione potrebbe lasciare intendere la valutazione fatta in presenza di attività svolte a distanza. In realtà ovviamente la interpretazione corretta è che anche una valutazione effettuata in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza.
necessità che la valutazione rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica, torna quindi l'importanza di tener conto anche del processo. Il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, viene ribadito il concetto, e tenendo in debito conto le difficoltà incontrate dagli alunni in relazione alle situazioni determinate dalla situazione emergenziale. Questa, come dire, pagina traduce in modo perfetto quel richiamo a un esercizio competente della propria responsabilità, cioè della propria deontologia. Non abbiamo il tempo per approfondire il solito giochino tra amministrazione e autonomie scolastiche, quando ci sono le autonomie scolastiche che si lamentano di non ricevere indicazioni prescrittive e viceversa quando le ricevono poi se ne lamentano, così come a volte l'amministrazione scarica questioni intricate sulle singole autonomie scolastiche. Non abbiamo il tempo per approfondire questo discorso. Credo che sul tema specifico della valutazione sia corretto l'approccio che ha utilizzato il capo dipartimento. Andiamo avanti, velocissimi. Quindi, Francesca, perdonami. Quindi, sono Stefania, scusa. Sento un microfono, ok. Quindi per il secondo grado in particolare si applica il 122. Frequenza di 3/4 del monte ore, salvo le deroghe stabilite secondo i criteri del collegio docenti, almeno 6 in ciascuna disciplina, almeno 6 in comportamento, la possibilità di sospensione del giudizio per le discipline con votazione inferiore al 6. La cosa interessante disciplinata per la prima volta dalla nota dipartimentale è che è prefigurabile anche la sospensione del giudizio per questo nuovo insegnamento trasversale chiamato educazione civica. Tra l'altro sono andato a rileggermi il passaggio delle linee guida educazione civica dedicata alla valutazione, è un bel esperimento di applicazione di interdisciplinarietà anche al momento, come dire, che resta disciplinare, quello dello scrutinio, perché le righe del documento di valutazione corrispondono alle discipline, non esiste un voto interdisciplinare. Quindi in questo caso vi segnalo questa innovazione. Ho quasi finito. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, di nuovo ribadisce, in presenza e a distanza, ma qui vi ho sottolineato l'avverbio effettivamente, nel senso che un tema non esplicitamente toccato, vedremo se magari sarà toccato dalla DG Ordinamenti quando trasmetterà l'ordinanza relativa al calendario degli scrutini finali, però c'è il tema del PIA e del PAI. In attesa di eventuali indicazioni dall'amministrazione centrale, il suggerimento che do io per tenere insieme la sostanza e le forme è quello di, qualunque determinazione si decida di assumere, esplicitarlo con chiarezza ed esplicitarlo a livello di istituto con il collegio docenti, senza lasciare ovviamente che sia ciascun consiglio di classe a determinare se e in che termini tener conto del PIA del PAI, o soprattutto anche qui viene in rilievo il tema del PAI, laddove ci fossero situazioni nelle quali si stia pensando alla non ammissione alla classe successiva, è importante lasciare traccia preventiva di quello che si è deciso di come ci si è deciso di comportare. Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico, si torna all'articolo 15,2 del decreto 62, che già a sua volta prevedeva tutto un meccanismo di conversione transitorio dei crediti come precedentemente attribuiti alla nuova assetto introdotto dal 62. Segnalo, non è esplicitato nella nota di Versari, che comunque c'è una piccola coda delle disposizioni emergenziali dello scorso anno che potrebbe impattare sullo scrutinio finale del 2021, ed è laddove per coloro che l'anno scorso sono stati ammessi alla classe successiva con discipline con voto insufficiente sotto al 6, la possibilità di rivedere il credito al massimo di un punto in esito a come è stato svolto il PAI in questo anno scolastico a scrutinio invariato, quindi massimo un punto e nell'ambito della fascia già attribuita, perché lo scrutinio non viene più toccato.
Ho davvero finito, ultimissima slide, ma proprio questa è quella che ho fatto velocemente ascoltando le colleghe. Prospettive sulla valutazione, una progettazione più consapevole e completa. Sappiamo benissimo, non dobbiamo nascondercelo, che come dire, ci sono situazioni in cui c'è poca consapevolezza degli obiettivi di apprendimento in uscita come punto di riferimento, una progettazione che quindi tenga anche conto delle tipologie di prove, di verifica, di accertamento del livello di apprendimento, del livello di apprendimento, magari con un'unità interdisciplinari, con il coinvolgimento degli studenti. Io qui sto pensando soprattutto a quegli ordini di scuola non al momento ancora con votazioni in decimi, prime possibili palestre in cui realizzare queste cose per non doversele inventare ex novo, l'educazione civica e il PCTO. Poi negli istituti professionali abbiamo anche il PFI. Il senso di questa slide quale vorrebbe essere? Che anche laddove non venissero modificati gli attuali meccanismi di determinazione della valutazione finale nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado rimanessero in decimi, io credo non ci sia dubbio che la logica sottesa alla nuova valutazione della primaria sia una logica da applicare ed estendere anche agli altri ordini di scuola. Mi taccio, grazie. Grazie mille. Intanto che magari qualcuno pensa a un'ulteriore domanda, raccolgo due richieste, diciamo così, anche veloci in chat che potete vedere. La prima è, a cui penso che possa rispondere Giovanni Desco, è la prima è l'effettuazione degli scrutini di giugno 2021 a distanza è obbligatoria? Avevo letto che si può, ma non risulta obbligatorio. Cioè c'è la questione della presenza o meno. Questa è una questione che in tante chat di dirigenti scolastici sento che si sta discutendo, perché chiaramente il momento dello scrutinio, che ha già una serie di fatiche, potrebbe nella versione in presenza giovarne rispetto alla versione a distanza. In alcuni casi no, è forse meglio stare a distanza piuttosto che in presenza, però al di là della battuta mi sembra che la questione è capire se è possibile o meno questo passaggio. E la seconda era su quello che accennava Giovanni Desco sulla questione di rivedere il credito. Franco Tornaghi, che comunque è presente, sottolinea che c'è una facca del Ministero, sembra escludere questa possibilità, perché nell'ordinanza, quella dell'esame di Stato, non se ne parla di questa cosa. Per quanto riguarda gli scrutini, io come dire, mi rifaccio a una norma primaria, il decreto legge numero 5. Se fossero uscite indicazioni interpretative del decreto legge 5 difformi, ovviamente faccio mea culpa, nel senso che non ne ho trovato traccia. Quindi su questo purtroppo mi spiace se vi do elementi di incertezza anziché darvi elementi di certezza, ma il decreto legge numero 5 mi pare esplicito sul punto. Per quanto riguarda la revisione del credito, il problema non è l'ordinanza 53, che appunto è riferita all'esame di Stato, e quindi, come dire, semmai disciplina e lo fa quello che succede alle attuali quinte, che l'anno scorso erano quarte, ma per quelle che l'anno scorso erano classi terze e quest'anno sono classi quarte, per forza l'ordinanza 53 non ne parla. L'ordinanza 53 non ne parla perché l'ordinanza 53 disciplina l'esame di Stato. Cioè, mentre l'anno scorso noi abbiamo avuto tre ordinanze, una per l'esame di primo ciclo, uno esame secondo ciclo, uno per la valutazione finale, quest'anno non abbiamo avuto un'ordinanza derogatoria, lo abbiamo appena visto, sulla valutazione finale delle classi intermedie. Quindi l'OM53 che disciplina l'esame di Stato non può dire nulla, non poteva dire nulla e non ha detto nulla per quanto riguarda le attuali classi quarte, che l'anno scorso erano classi terze. Quindi c'è una coda della OM11 dell'anno scorso, che era l'OM riferita alla valutazione finale, che prevedeva che anche per gli studenti di terza 19-20 che adesso stanno completando la quarta
veniva attribuito il credito di 6, vado a memoria, per chi non avesse la sufficienza in tutte le discipline, ma era lo stesso alla quarta, con la possibilità poi di una revisione del credito in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico 2021. Questo è... Sto leggendo la chat in diretta, eh. Ok. Sì. Ok, sì, qui c'è un altro problema tecnico legato alla questione della vaccinazione, e cioè che cosa accade nel momento dell'assenza, perché c'è la... perché i messaggi che stanno arrivando, so già di questo, ci sono convocazioni nei giorni di scrutinio, per cui si devono spostare, potrebbe esserci anche una convocazione dell'ultimo momento, che accade? Allora, su quello io non so se stiamo parlando di terza media, primo ciclo. Io credo che queste fattispecie siano poi demandate all'imminente protocollo sulla sicurezza, anche se mi pare che un appiglio sia già contenuto nella specifica ordinanza riferita all'esame di terza media sulla possibilità di collegarsi e partecipare alla sessione d'esame da remoto. Però credo che la cosa verrà disciplinata in via definitiva con il protocollo sicurezza svolgimento esami. Teniamo anche conto che appunto si stanno concludendo in questi giorni delle interlocuzioni anche con le organizzazioni sindacali proprio per disciplinare questi aspetti. Perfetto. Un'altra domanda che anche qui tocca il vivo della questione, cioè e soprattutto pensando a tutti gli ordini di scuola, ma sicuramente tocca delle questioni molto delicate alla scuola secondaria di secondo grado, cioè il peso, se esiste un peso diverso da dare su ciò che si è fatto a distanza e ciò che si è fatto in presenza. Appunto qui l'esempio in Liguria, 21 settimane in presenza e 14 a distanza, e sono stati promossi tutti per le note leggi che sono uscite. Quest'anno di fatto il rapporto si è ribaltato a favore delle settimane a distanza e ci sarà, diciamo così, maggiore libertà su questioni di promozione, bocciature e sospensioni, con tutte le problematiche connesse. Quindi, ciao. Su questo, come dire, a caldo naturalmente. Sì. Punto primo, credo che siamo tutti d'accordo nel dire che la efficacia, la qualità della didattica a distanza dello scorso anno sia stata più bassa della efficacia di quella svolta quest'anno. Insomma, eravamo tutti assolutamente più preparati, senza nulla togliere allo sforzo fatto lo scorso anno, ma credo davvero che quest'anno, quindi non credo si possa fare, è molto efficace adesso questa comparazione quantitativa tra le settimane dello scorso anno e quelle di quest'anno, ma credo che sia in parte inesatta la comparazione stessa, perché l'attività integrata di quest'anno è senz'altro più efficace di quella dello scorso anno. Dopodiché, per quanto riguarda le promozioni e bocciature e le sospensioni dello scrutinio, la stella polare resta se e in che misura lo studente ha raggiunto gli obiettivi per affrontare con probabilità di successo la classe successiva, ove lo ammettessimo. Io non vedo altra stella polare da declinare, ripeto, l'ho detto prima, in modo puntuale e trasparente e preventivo in criteri che ci si dà come comunità scolastica. Perfetto. Peraltro penso che su questo anche quello che si è dovuto fare all'inizio dell'anno e che evidentemente a febbraio e marzo scorso non si è potuto fare, cioè in che modo la scuola continua la sua offerta formativa nei casi di didattica a distanza. Cioè ovviamente le scuole hanno dovuto adottare dei piani di didattica digitale a distanza o integrata, cosa che
l'anno scorso di fatto, essendoci trovati in mezzo all'emergenza, non si è potuto fare e quindi non avendo quel piano era anche difficile dare valore ai voti del periodo marzo-maggio, come invece abbiamo potuto darlo durante quest'anno, perché a monte c'è una decisione presa dal Collegio Docenti, condivisa e comunicata, in cui questo è il modo con cui andremo a valutare la didattica a distanza. Poi dopo, come dire, il cuore della questione evidentemente resta, cioè dobbiamo sicuramente distinguere tra la questione di meramente burocratica, che comunque è risolta nel momento in cui una scuola ha adottato un piano di didattica digitale, dal tema chiave che adesso abbiamo riposto su lo studente come ce lo immaginiamo e quali sono i dati che abbiamo a disposizione nell'immaginarcelo nell'anno scolastico successivo, anche pensando a tutti i supporti che la scuola potrà mettere in atto nell'anno scolastico successivo per eventualmente accompagnare dei livelli che magari sono diversi da quelli standard a cui eravamo abituati fino a 2 anni fa, perché questo comunque resta oggetto di discussione e credo di confronto importante tra docenti e del dirigente scolastico con i docenti del collegio, no? Sì, adesso non volevo monopolizzare, se volevano intervenire le due colleghe sul tema, diciamo con una battuta immaginarsi, torniamo sempre al criterio principale di valutazione, immaginarsi di per un secondo anno di fila, in qualche modo per legge, impedire a chi ha il dovere e la possibilità e le competenze di valutare qual è l'andamento degli apprendimenti di uno studente, mandarlo avanti per 2 anni, ove non ci sarebbero state le condizioni solo in virtù di una norma, credo, nella logica del bene dello studente, che come dire, sarebbe stato abbastanza imprudente. Ecco, diciamo così. Non mi preoccuperei più di tanto dell'eventuale contenzioso, anche se va sempre messo in conto anche questa dimensione, ne terrei conto del contenzioso nel senso di, appunto, dare ampie, documentate motivazioni delle scelte fatte. I giudici amministrativi al 99% dei casi rispettano le prerogative valutative dei docenti. Questa, caro Di Michele, in chat pone quest'altra questione chiave a cui appunto anche Elena e Cinzia, pure in modo sintetico, possono rispondere. Il punto di confronto all'interno dei consigli sarà su quanto abbiano inciso i problemi tecnici, immagino che su questo i divari tecnologici siano questioni importanti, e psicologici, altro aspetto chiave, determinati dall'emergenza sugli apprendimenti. Su questo, sia per Elena che per Cinzia, come pensate o come vi siete mosse finora o come pensate di muovervi in modo particolare? Penso alla secondaria di primo grado, dove si pone il problema anche, pur in modo marginale, di un'eventuale ripetenza di anno. Posso intervenire io? Sì. Grazie. Allora, io credo che al di là di tutto quello che sicuramente è una normativa, nel senso che la prima cosa a cui ci dobbiamo attenere, penso che anche per i docenti all'interno dei consigli di classe vada sempre richiamato quello che è il buon senso, forse sto semplificando, valutare le singole situazioni, il valutare la singola condizione dello studente e dell'alunno. Proprio ieri si discuteva con dei docenti rispetto al fatto che, per esempio, una docente che è anche mamma ha vissuto da mamma l'esperienza di un figlio accanto a lei, che lei stava facendo lezioni, in quel momento il ragazzino non riusciva a collegarsi ed è stato ripreso dall'insegnante rispetto alla problematica tecnica del collegamento e la mamma si è arrabbiata. Quindi io dico, se da genitori ci arrabbiamo, da docenti dobbiamo farci carico anche delle situazioni umane
diciamo dello studente, delle situazioni familiari, questo ovviamente nell'ottica sempre di della legalità, ma anche della comprensione delle problematiche. A livello psicologico io penso che sia un problema comune quello di avere anche tanti ragazzi, forse più ancora nella secondaria, che non è prevedibile la primaria, che hanno disagi di vario tipo. Quindi tendenza all'isolamento, tendenza a non voler uscire neanche dalla propria stanza di incontrare i propri genitori. Quindi io ho sempre richiamato in questi contesti, in questi momenti anche di collegiali, sia nel collegio docenti sia nei consigli di classe che abbiamo anche fatto in questi giorni, a valutare sempre con umanità gli alunni, perché io credo che sia questa il motore dell'educazione. Non può esserci altra spinta rispetto all'educazione se non quella della valutazione comprendendo. Ecco, non so, forse ho semplificato, però... Grazie Elena. Condivido anch'io quello che ha detto ovviamente Elena, sia come dirigente ma anche come mamma, perché ho tre figlie che hanno, voglio dire, vissuto questa esperienza di didattica a distanza, per cui ho notato anche il loro cambiamento, anche da un punto di vista psicologico, ma in generale anche sentendo le varie discussioni, anche con i loro compagni, quindi le fragilità che sono emerse. Io dico che gli studenti vanno sempre incoraggiati, a maggior ragione in questo momento in cui veramente stanno perdendo una parte importante, che è quella dello stare con i propri compagni, anche il fatto stesso di uscire di casa, di cambiare ambiente. Ecco, io ho una figlia che da ottobre che è a casa, quindi frequenta una scuola superiore, per cui sarà dura per loro riprendere la loro quotidianità, per cui veramente buon senso, pazienza e tanta tanta umanità da parte dei docenti, da parte di tutti. Grazie Cinzia. Allora sono le 6:30 e quindi io, come ci eravamo indicati, mi avvierei alla conclusione. Provo, come dire, a sottolineare due o tre parole chiave che mi hanno colpito del percorso fatto e che del percorso fatto in questi due webinar. Siamo partiti richiamando la parola responsabilità, che in qualche modo adesso ritorna forte nelle parole delle due dirigenti scolastiche, di Elena e di Cinzia, che ripongono la responsabilità del dirigente scolastico nel guidare i consigli di classe in uno sguardo a 360 gradi sullo studente e sulla condizione che ha vissuto. Questo, guardate, assolutamente senza voler cedere a un facile buonismo per cui è un liberi tutti, perché, come giustamente si diceva, non possiamo venir meno da quella che è una specificità che è riconosciuta. Molto bello il punto di partenza, mi ha molto colpito di quello che diceva Giovanni Desco, che è riconosciuta in modo esplicito anche a livello amministrativo, per cui il giudice riconosce nello statuto deontologico dei docenti, della collegialità dei docenti, la capacità di esprimere un giudizio e di valutare. Quindi guai sicuramente a tirarsi via da questa valutazione, è necessario valutare. Forse la sfida a cui siamo di fronte nelle prossime settimane, nel tirare le fila come docenti e come dirigenti scolastici a quest'anno, è andare a raccogliere tutti quegli elementi che spesso dichiariamo nelle nostre tabelle di valutazione e che a volte vengono, come dire, superati da un veloce peso che viene dato esclusivamente alle verifiche di carattere sommativo e di stampo più tradizionale, mentre qui realmente c'è la possibilità di andare a valutare processi di apprendimento e anche nuove competenze che anche la didattica a distanza ha fatto mettere in campo. Le abbiamo messe in campo noi come scuola, come attore della scuola
responsabili dei vari momenti della vita scolastica e le hanno messe in campo anche tanti studenti. Non dimentichiamoci anche che nella valutazione degli studenti non abbiamo soltanto le questioni critiche da valutare, ma abbiamo anche da valutare delle eccellenze e da riconoscere quelle eccellenze, forse non necessariamente tenendo, passatemi l'espressione, un po' il braccino corto, perché siccome non abbiamo potuto valutarli pienamente, allora se sono indeciso tra un 7 e un 8 gli metto un 7. Gli metti un 7 perché di fatto ti appoggi sulla valutazione sommativa, punto, oppure gli puoi mettere un 8 perché c'è un giudizio d'insieme, perché come docente hai raccolto e puoi ancora raccogliere nella riflessione sul percorso dei dati che consentano una valutazione motivata, circostanziata e che quindi può essere sostenuta a livello di ogni singolo consiglio di classe. Mi sembra che questo sia una sfida che ci è stata rilanciata. Cinzia ed Elena ci hanno prospettato innanzitutto una loro esperienza, hanno prospettato degli esempi. Quello che mi colpisce è la necessità di una formazione a 360 gradi, una riforma come quella dei voti ai giudizi per portare un qualche cambiamento nei prossimi anni positivamente deve essere guardata assieme agli altri ordini di scuola, l'infanzia anche, e la scuola secondaria di primo grado, e poi, perché no, anche guardando a che cosa andiamo a offrire come profilo in uscita dei nostri studenti poi nel momento in cui li orientiamo alla scuola secondaria di secondo grado. E d'altro canto questo è il compito sotteso, ce l'ha ridetto anche Giovanni Desco, anche nel profilo in uscita in conclusione del percorso della secondaria di secondo grado. Tante piste aperte, vediamo l'invito che come DISAL vogliamo farci, quindi che facciamo tutti, e quindi anche di vivere queste settimane lasciandosi sempre uno spazio aperto anche alla riflessione rispetto alle decisioni che si stanno prendendo, proprio per poterle poi anche rivalutare, anche magari un po' più a freddo, passata a questa fase che sappiamo essere frenetica di metà maggio e di giugno. Questo perché poi dobbiamo anche poter dare il contributo al sistema scuola rispetto ai tanti cambiamenti che proprio quest'anno su cui proprio quest'anno ci siamo dovuti incamminare, dai voti ai giudizi, l'educazione civica, il curriculum dello studente. Sono tre questioni nodali che sono partite tutte in mezzo alla grande questione che nessuno poteva preventivare della pandemia e degli effetti che questa ha avuto sulla vita nostra, delle nostre scuole, dei docenti e delle famiglie degli studenti. Bene, io ringrazio ancora tutti, ringrazio Giovanni Desco in particolare per primo per la precisione con cui ci ha offerto i riferimenti e anche una chiave di lettura di senso delle norme, rilanciandoci al nostro compito. E poi ringrazio Cinzia e Elena per il lavoro che hanno condiviso e non è mai banale, diciamo così, anche mettere un po' a nudo il proprio lavoro e condividerlo anche dovendo magari essere sintetici e quindi senza poter anche raccontare nel dettaglio com'è la vita, com'è il contesto in cui ciascuno poi si trova a vivere. Grazie ancora e ai prossimi appuntamenti di DISAL. Tenetevi aggiornati e informati seguendo il nostro sito e leggendo la nostra newsletter.